Allora, Sindaco, siamo a metà agosto di un periodo speciale per Trecchina. A dire la verità, nel corso dell'anno vi sono parecchi momenti speciali, però forse questo momento continua ad essere quello più trainante rispetto agli altri periodi. Sì, agosto, diciamo, si fanno perché è estate, perché comunque c'è sicuramente più movimento, si fanno molte più attività, anche se, come dicevi bene tu prima, noi durante l'anno, diciamo, partiamo dal carnevale e finiamo con la Sagra della Castagna, diciamo, facciamo molte attività di promozione del nostro paese. Ecco, Sindaco, abbiamo visto quest'anno anche una, pure negli altri anni, ma probabilmente ecco, la risonanza dei nomi ha fatto sì che Trecchina si candida ad essere anche città del teatro. Ah, diciamo sì, siamo da un po' di anni che noi facciamo questo. E prima facevamo prevalentemente teatro, poi nel momento in cui l'ABS è fallita, diciamo, i circuiti in Basilicata per le compagnie teatrali non ce ne sono stati, diciamo, importanti. E quindi noi ci siamo, in quel periodo abbiamo cercato di fare più che teatro, diciamo, cabaret o d'altro. Ora si stanno riavvicinando anche le compagnie teatrali e quest'anno abbiamo colto l'occasione, abbiamo riproposto, diciamo, un personaggio che già era stato qua a Trecchina anni fa, però quest'anno lo vediamo in un format che è totalmente diverso. Non sarà a teatro, lui reciterà e insieme a lui ci saranno dei maestri di musica napoletana che faranno, diciamo, il classico della canzone napoletana. Sindaco, qualche dato, forse è prematuro, però così ad occhio, spingiamoci in questo tipo di previsione che non è scientifica. Ovviamente, quest'estate il turismo ha retto a Trecchina? Beh, abbiamo avuto un luglio quest'anno, come penso dappertutto, con un calo di presenze, dovuto prevalentemente al tempo, perché praticamente è piovuto quasi sempre. Ad agosto ancora i dati non ne abbiamo, però la sensazione ad occhio è che almeno confermiamo le presenze dell'anno scorso, quindi tutto sommato, diciamo, stiamo reggendo in un momento molto particolare. Ecco, per chiudere, Sindaco, ricordiamo che probabilmente l'anno venturo Trecchina avrà un'altra freccia al suo arco. E che freccia? Ci riferiamo al macro attrattore, a quell'insieme ecco, di attività poste in una parte del territorio di Trecchina, ma che saranno di sicuro richiamo. Sì, l'anno prossimo purtroppo penso ancora no, ma l'estate 2016 sicuramente. L'anno prossimo saremo già però in fase avanzata per quanto riguarda la costruzione, quindi diciamo, possiamo già promuovere quelle attività. Noi stiamo puntando molto sul turismo, puntiamo sul turismo insieme anche a Maratea, insieme alla Valle del Noce, siamo convinti che questo comprensorio può fare molto di più rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora per il turismo. Questa è la nostra, dovrà essere la nostra attività principale, quindi dobbiamo puntarci, dobbiamo crederci tutti e i risultati di questi anni in qualche modo ci danno ragione, però ecco, da soli non si va da nessuna parte, dobbiamo stare tutti quanti insieme per fare turismo. Sindaco, per concludere, davvero mi faccia fare una domanda supplementare. Abbiamo visto nei giorni scorsi quell'altra iniziativa molto bella che fa sì che Trecchina diventi un paesaggio fiabesco per 2 giorni. Mi riferisco alle attività del Siris. Noi abbiamo intervistato un po' gli organizzatori e ci tenevano ad evidenziare che quest'anno sono venuti caratteristi da tutto il mondo, anche da Israele addirittura. Sì, alcuni anche iraniani. Sì, ma noi stiamo puntando da tempo con Siris, con l'associazione del Duca Vitale in particolare, con questa associazione noi vogliamo costruire quella che è la settimana della magia. Ci stiamo riuscendo, la gente partecipa, noi abbiamo più presenze di anno in anno, quindi vuol dire che questo format sta funzionando. Sono bravi i ragazzi che propongono queste attività e noi le sosteniamo e continueremo a sostenerle sicuramente. Allora, siamo con i falconieri del Re da Siena, quindi davvero una presenza importante da una città storica rilevantissima.
come appunto Siena. Allora, sappiamo che più volte siete stati in Basilicata, anche qualche volta pure già a Trecchina. Parliamo del clima che trovate ogni volta. Ma è straordinario, questo è il clima del sud, la gente ha grande passione, grande rispetto della nostra storia, della nostra arte, quindi è sempre un piacere venire. Siamo venuti qua, abbiamo incontrato Castelli Federiciani, siamo fermati al Castello di Melfi, cioè qui avete tantissima storia, più addirittura in alcune situazioni qua che... C'è stato Federico II, quindi... Infatti, questo volevo dire, Castelli Federiciani, qua di storia ce n'è tanta. Bene, parliamo del vostro gruppo, posso dialogare anche con gli altri suoi colleghi, ecco, un esemplare bellissimo, austero, severo nello sguardo, un po' come il suo, come la possiamo definire? Sono Tiziano io. Tiziano, ok. Allora, Tiziano, parlaci dello spettacolo che farete qui a breve. Ma qui faremo vedere alcuni rapaci, quella piccola dimostrazione di come si riesce un po' a far volare alcuni rapaci sia diurni che notturni. Naturalmente il problema è lo spazio e bisogna accontentarsi di quello che lo spazio ci può dare e questi animali ci possano dare, ecco. Ecco, i bambini sicuramente fanno festa nel vedere questi animali, ma anche i più grandi. Anche i grandi. È una cosa che attira, sono animali che hanno il loro magnetismo e tutto. Ecco, parliamo di Trecchina. Opla, un attimo. Probabilmente si è innervosito. Ah, si avvicinano le persone. Ecco, chiedevo anche al suo collega, il clima che si trova a Trecchina è sempre bello, vero? Sempre bello, sempre bello. Io la seconda volta vengo a Trecchina. Allora, attenzione, sì. E dicevo, è la seconda volta che vengo a Trecchina e faccio spettacolo sia qui, in questa piazza medievale, che giù in paese. Sempre un piacere. Poi quando si ritorna vuol dire che si è fatto un buon lavoro e ci hanno apprezzato per quello che si è fatto. Perfetto, perfetto. Allora, andiamo da un esemplare un attimo più tranquillo. Allora, cosa si prevede in questa serata speciale qui in Basilicata? Cosa si prevede? Cerchiamo quantomeno nei nostri spettacoli di trasmettere arte, cultura e soprattutto la passione per questi animali, che comunque sono specie di animali che normalmente non vediamo. E sono animali che volano, sono animali che non è facile da vedere, falchi, poiane, aquile, non sono sempre, quindi tutto quello che noi vogliamo trasmettere alle persone, comunque al di là di quella che è la cultura medievale, anche la cultura e l'arte della falconeria in genere, che ha 5.000 anni di storia. Ecco, no, abbiamo dimenticato di indicare gli esemplari, sono 3 esemplari di? Allora, quella che è in pugno a Messere Gianluca è una femmina di falco sacro di 8 anni, mentre invece quella che ha in mano Messer Tiziano è un maschio di Aquila delle Steppe di 3 anni e quella che ho io invece è un maschio di Poiana ferruginosa canadese, o considerata anche Aquila minore. Per concludere, voi siete giovanissimi sicuramente dentro, anche fuori, ma certamente dentro, ecco, qual è la spinta che vi spinge ad andare un po' in giro per l'Italia, magari stare tranquilli l'estate, invece girate un po' in lungo e largo la penisola per affermare delle manifestazioni che sono davvero belle e particolari, però sono anche faticose probabilmente. Assolutamente, noi fondamentalmente con questi animali facciamo caccia. Quindi andiamo a caccia con i falconi, come l'arte della falconeria ci insegna, andiamo a caccia anche con le poiane, con gli astori. E poi nelle piazze italiane noi ci muoviamo proprio per dimostrare, far vedere quello che è delle piccole azioni di caccia o delle simulazioni di azioni di caccia e quanto questi animali possono fare e sono in grado di fare. Grazie.